Drammatico palleggio dell'Alessandria a Siena. I grigi, ridotti in 9 uomini, hanno tenuto testa alla squadra senese, concludendo la gara con il risultato di 0-0. Infortunati Ferretti, quasi azzoppato, Lazzarini, al quale Mariani ha rotto il sette nasale, espulso Carrara ed il massaggiatore Pescolla, Marco Guerra, chiamato a sostituire Lazzarini, si rivela il terzo portiere dell'Alessandria. Tutto questo è successo a Siena per una sfacciata complicità arbitrale che ha permesso ai padroni di casa di fare il buono e cattivo tempo. Sempre così quando in campo c'è una squadra toscana, quasi a dimostrare che gli arbitri godano nei confronti delle squadre a 2 passi da Firenze quel pauroso fascino toscano. Sulla panchina alessandrina c'era Renzo Melani, al quale il consigliere Gatti ha messo il bavaglio. Assenti Casale, Manetti e Briata, il tecnico alessandrino ha mandato in campo Ferrarese al 12° del secondo tempo, che ha rilevato Zamparotti. Sugli spalti dell'Artemio Franchi, gli ultras e i soci dei clubs Forza Grigi e Grigi 84, che insieme ad un compatto gruppo di appassionati hanno dato l'animo dal primo all'ultimo minuto per la squadra alessandrina. Nella conca senese, i grigi erano attesi dalla squadra di Ferruccio Mazzola quasi come se invece di una partita di calcio dovessero combattere una battaglia. Ma i ragazzi di Gino Amisano non sono caduti nella trappola loro tesa ed hanno disputato una gara dignitosa incentrata sulla difesa. Brilli, Meazza, Carrara e Ferretti hanno stretto i denti ed hanno saputo allontanare dal martoriato Lazzarini le offensive delle punte senese. Di più non si poteva fare. Tortora e Montrone nel bersaglio fisso di Pepi e compagni, ai quali l'arbitro marchigiano nemmeno una volta ha mostrato loro il cartellino giallo. Ma andiamo per ordine e veniamo alla cronaca della gara. Rastelli ferma Brilli come può, che in progressione era arrivato al limite dell'area senese. Punizione di Bartolini ed il portiere respinge di pugno. Al 17° Lazzarini compie il primo miracolo gettandosi sui piedi di Tintisona. Al 22° è ancora Lazzarini a prodursi una splendida parata sul colpo di testa di Tintisona. Al 32° Guerra ci mette una pezza in questo modo. Poco dopo i senesi invocano il rigore per questo fallo di Tardini su Tintisona. Ad un minuto dal termine, Lazzarini si rivela grande sicurezza tra i pali e para il tiro a rete di Mucciarelli. Nella ripresa è il Siena a cercare il gol con Mariano, ma Lazzarini è pronto. Poco dopo Montrone è colpito secco. Al 12° Ferrarese sostituisce lo spento Zamparutti. 4 minuti dopo, Montrone, stufo delle cattiverie dei senesi, si fa ammonire per proteste. Poco dopo è Ferretti ad essere colpito al ginocchio da un avversario ed è costretto ad abbandonare. Al suo posto entra Zaffini. Al 27° Carrara ferma in questo modo un avversario. Già ammonito, il giocatore grigio è espulso. 10 minuti dopo Lazzarini compie il secondo miracolo parando il tiro di Marino. 39° Lazzarini blocca a terra in uscita un insidioso tiro, ma Marino, quando già il portiere alessandrino era in possesso di palla, lo colpisce al viso con un calcio. Lazzarini deve abbandonare il campo per la sospetta frattura del setto nasale. Per l'arbitro il comportamento di Marino è corretto. Si prosegue e fra i pali a difendere la porta grigia va Marco Guerra. Sono minuti di fuoco. I grigi resistono, non si arrendono e arrivano alla fine pareggiando e conquistando un punto che più per la classifica vale oro per il coraggio dimostrato dall'Alessandria. Sale batte Poggibonsi 1-0, Cuoiopelli Vogherese 1-0, alla Maddalena Ilva batte Pavia 6-2, Massese Tempio 4-1, oltre poi Olbia 1-1, Provercelli e Pontedera 0-0, Sarzanese batte Cecina 1-0, Siena Alessandria 0-2, oltre poi a quota 19, Sarzanese 17, Poggibonsi Olbia 16, Siena e Provercelli 15 punti, Pavia 14, Massese
Pontedera e Tempio 13 punti, il Varsena e Rondinella Firenze 12 punti, Cecina 11, Cuoiopelli 10, Vogherese 9.